Ciao a tutti i Colors. Per chi stesse vedendo questo video per la prima volta, io sono Riccardo e questo è un video ASMR. Se vi state chiedendo cos'è l'ASMR, vi consiglio di guardare l'info box che sarà adeguatamente riempito. Ritorno con un video tag che ho deciso, come la volta precedente, di rifare in ASMR perché la persona che mi ha taggato è un ASMR artist. Mi scuso in anticipo per i rumori di sottofondo, ma è ancora abbastanza improbabile tenere la finestra chiusa. Il tag in questione si chiama Preferisco i preferiti tag ed è stato creato da Click My Word ASMR. Tutti i canali che vi sto citando naturalmente si troveranno nell'info box. Mi è piaciuto perché non è il solito tag pallosetto di domande, bensì è a punti e soprattutto spazia su vari argomenti. Ma iniziamo perché sennò viene che chiacchiero solo io. Primo punto, cibo e bevande. Questo è un punto difficile, nel senso che io non sono una persona difficile nel cibo e nelle bevande, anzi tutto il contrario. Però il cibo preferito in assoluto, il cibo a tutti è la pizza, poi sushi, poi il gelato e anche i carboidrati non li disdegno, sebbene già comincia a essere un secondo posto. Anche frutta, verdura, insomma faccio prima di quello che non mi piace. Bevande di tutto un po'. Magari non esagero con aranciata, Coca-Cola, Sprite e compagnia, quelle un po' meno, però ogni tanto sì. Moda e beauty. Io mi sono truccato 2 volte in vita mia, una a carnevale da piccolino e un'altra per l'ultimo Roma Pride 2017. E se riesco, visto che ci sono molti nuovi iscritti, vi metto una foto del risultato perché io non mi vergogno. Però a parte questo, non penso di essere in grado di poter parlare di beauty. Moda. E la moda sinceramente non mi preoccupo tanto di seguirla perché non mi interessa. Se una cosa mi piace questo. Nel frattempo spero di essere riuscito a mantenere il tono di voce adatto, perché voi non lo vedrete perché taglierò, ma sto tossendo come non si sa cosa. Punto 3. Posti. Non ho capito cosa si intendesse per posti. Parliamo di posti preferiti, parliamo di boh. Non ho capito questo punto, sinceramente. Città preferite. In realtà sono più quelle che vorrei visitare. Inghilterra, Spagna, anche Francia, perché no, perché ho visto un posto solo della Francia. Comunque non lo so, perché era da tanto che dovevo fare questo tag, mi sto decidendo adesso. Negozi, beh, qui apparirò scontato. Tiger sicuramente, soprattutto la parte che riguarda gli snack, perché mi piace bagnare, in caso non si fosse capito. Poi sinceramente non ho altri negozi preferiti, nel senso che posso andare tranquillamente a comprare le piante d'Italia piuttosto che da NKD, perché a me del marchio non è che interessi, ve l'ho detto prima. Insomma, musica. Anche qui faccio prima a dirvi il poco che non mi piace, tipo metal, rock di quelli pesanti, eccetera. Però posso spaziare dal pop, posso spaziare
Era musica leggera, italiana, inglese, straniera, dance anni 70, 80, 90, musica anni 80 in generale. Spazio parecchio, insomma, ragazzi. È difficile parlare. Stavo dicendo, è difficile parlare di un genere preferito. Riascoltando la prima parte mi sembra che il tono di voce non sia stato fedelissimo, ma il fatto è che stavo tossendo e probabilmente avrò fatto qualche alzatina di troppo, scusate per questa cosa. Ma andiamo avanti. Film, ultimamente negli ultimi anni dico è diventato difficile che qualcosa mi appiccicasse letteralmente allo schermo, più della saga di Harry Potter. Adoro la saga di Harry Potter, ho sul braccio tatuata una piuma con scritto Always, come sapete se avete visto qualche mio video fa. Poi sinceramente da lì sono stati pochi film che mi hanno colpito. Me ne cito, facciamo così, un altro paio per non far venire un video troppo lungo. Uno è Stelle sulla Terra, che parla della storia di un bambino dislessico indiano, un film del 2007. E l'altro, sempre in tema disabilità, si chiama Altruisti si diventa e parla del primo lavoro da caregiver del protagonista che si chiama Ben. Serie TV. Io non guardo serie TV normalmente. La mia migliore amica, o meglio una delle mie migliori amiche che si chiama Federica e che saluto, ciao Fede, mi ha chiesto di guardare Speechless. Lo sto guardando, però molto molto lentamente come al mio solito. Quindi facciamo che per ora che non l'ho finito, non vi dico nulla. Se volete un video recensione di Speechless, quando avrò finito di guardarlo, me lo scrivete sotto nei commenti o mi lasciate un like. Bene? Video YouTube. Che tipo di video YouTube mi piacciono? Allora, vabbè, anzitutto gli ASMR, se no non mi sarei mai lanciato. E a questo proposito ringrazio per tutti i complimenti. Lo so che non è piaciuto a tutti, però non farò tutti ASMR, almeno non per ora e non su questo canale che voglio sia vario. Poi mi piacciono i vlog, però non i vlog dove farò vedere ogni millimetro, però le cose essenziali. Poi mi piacciono le challenge, soprattutto la Whisper Challenge, mi fa morire da ridere. Il gameplay dipende molto dal gioco. Sono entrato molto in fissa con Life is Strange e non è escluso che un domani lo possa comprare, però voglio essere veramente convinto. E tag dipende dal tag. Questo per esempio mi è piaciuto, l'ho fatto. E basta, credo. Penultimo punto, tecnologia. Sono abbastanza tecnologico, non solo per quello che riguarda i video YouTube. Io senza WhatsApp mi sentirei perso perché gli SMS comunque sia costano. YouTube è la mia televisione e oltre che creare contenuti è anche la mia televisione. Facebook mi tiene in contatto con gli amici che ho tutti quanti a distanza. Ho fatto tra l'altro anche in passato dei video sull'amicizia virtuale, l'amicizia a distanza, magari ecco ve li metto. E quindi sono abbastanza tecnologico. L'unica cosa che non ho mai avuto è iPod e iPad, perché tanto YouTube mi fa anche da musichiere. Tagga chi vuoi. Allora io per questo tag, che naturalmente non va fatto necessariamente in ASMR lo specifico, mi piacerebbe taggare alcune
alcune persone della YouTube Ita Community e ho pensato di taggare Steffi Channel, poi ho pensato di taggare Vanessa Life e ho pensato anche di taggare Maria. Anzi no, ne voglio mettere anche un altro, voglio taggare anche Irina del canale Irin Bai e basta così. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine del video, mi scuso con gli ASMR Ares per questi spazi di voce assurdi che sicuramente ci saranno stati. Vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella per non perdere i prossimi video e seguirmi su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, che trovate nell'info box. Adesso vi saluto davvero, un bacione e ci vediamo al prossimo video.